Noi due siamo solo amici. Non l'hai detto anche tu che è un'amicizia diversa? È diversa perché... Perché io ti amo. Non posso farci niente se ti amo. Ivan, per piacere. Dimmi cosa ti senti. Io? Per me siamo solo amici. Più o meno. Viva l'amicizia! Allora, Ivan, ti senti pronto per l'esame? No, vabbè, i libri che ho studiato li so abbastanza bene. E allora di che cosa ti preoccupi? Di quelli che non ho studiato. Ragazzi, ho bisogno di una mano? Se posso, volentieri. A che servono gli amici, se no? Fratellone, tranquillo. Domani vado alla manifestazione contro la pena di morte, però non ho ancora trovato qualcuno che mi prenda il posto qui al garage. Leo, mi dispiace, guarda, ma domani devo stare tutto il giorno rinchiuso in laboratorio a fare degli esperimenti sulle cavie. E io ti aiuterei volentieri, amore, ma domani c'è l'inaugurazione di una personale di un artista coreano mai sentito. Ma che ci vai a fare se neanche lo conosci? Per conoscerlo, magari è bravo. Per quanto mi riguarda, non devi neanche chiedermelo. Sul serio? Sì, tanto non posso. Va bene, ho capito. Te la do io una mano. No, guarda, Annika. Grazie. Ma dai, solo per colpa di quel cretino che si è lamentato per il cocktail. Ma lui non si è lamentato, agonizzava. Hai scambiato la vodka con la trielina. Meno male che non si è fumato una sigaretta. Lo sai che c'ho l'esame domani mattina? Ma a me servirebbe dal pomeriggio. Ma io il pomeriggio... mi sarò già suicidato. Ragazzi, ma scusate, qui c'è un povero Cristo che sta chiedendo una mano. Tra l'altro non è che deve andare in vacanza. C'è tutti quanti che si tirano indietro, belli amici che siete. Già, infatti. E tu, Mattia? Che c'entro? Io mica sono un tuo amico. Sono tuo fratello. Che vuol dire? Che t'attacchi. Uffa, questa dieta della frutta è proprio una vera rottura, La mattina preferisco 10 volte il cappuccino. Scusa, non ingrassi mai di un etto, ma perché la fai la dieta? E ai provini con le modelle di che cosa parlo? Perché bisogna di farla davvero, scusa, digli che sei a dieta e basta. Ah, ci ho provato. Mi hanno sgamato subito. Ero troppo allegra. Beh, io se non mangio quello che mi piace, non so perché ma ho degli incubi pazzeschi di notte. Sarà un calo di zuccheri? Sembra più una crisi d'astinenza, sai? A proposito, sentite cosa ho sognato ieri. Io e Ivan... Ah, ma anche tu una crisi d'astinenza, eh? No, cioè io no, che... Oh, era solo un sogno. Raccontaci. E niente, allora, eravamo al garage, ma era chiuso, credo, non c'era nessuno. A un certo punto Ivan mi ha detto che mi amava. Ha provato a baciarmi e io ci stavo. E dopo? E mi sono svegliata. Ah. Ed è la prima volta che sogni Ivan? No, ma mai così. E infatti mi chiedevo se... Una volta ho letto il libro dei sogni di Freud. Diceva che anche se i sogni sono difficili da spiegare, sotto sotto c'è sempre una metafora. Grazie, forse adesso l'ho capita. No, ma che cosa hai capito? Dai. Allora, Bea non vuole fare una dieta. E Ivan è un eterno fanciullo. Il bacio rappresenta l'unione e Bea rappresenta... Bea! E il significato del sogno qual è? Che non tutti i mali vengono per nuocere. E secondo me invece è stracotta di... Stracotta chi? Chi? La...
La mela, la mela della dieta di Anne che deve essere stracotta. Scusate, ma non ho capito niente. Bravo, bravo. Stai andando all'esame? Come ti senti? Lasciamo perdere che... avrei proprio bisogno di un sostegno morale. In bocca al lupo. Magari. Appunto. Vieni, dai. Ma che è successo? Qualcosa di grave? Vieni, vieni. Eccovi qua, imboscati. Mettetevi subito sull'attenti. Ma parla. È grave questa cosa. Stavamo guardando la cassetta di Full Metal Jacket. Allora, che cazzo fate lì, malati, spine? Ci sono i cessi da pulire. Bubba. Una domanda, ti è arrivata una partita di crack avariato? Qui le domande le faccio io. E quando mi rivolgi la parola, chiamami signore. Questo sta pesantemente fuori con l'accuso. Senti, ma c'è delirio da piangere. Ma guarda che smidollati. Siete molli come dei rospi. Lo so io che ci vuole per farvi diventare dei soldati. Giù a pompare, rospi. Signor, sì, signore! Ma che fai? Cretino, ma che li dai re? Allora non mi sono spiegato. Signor sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Allora ragazzi, che fa? Arriva un nostro professore. Ma che ne so, boh, non fa mai tardi agli esami. Vabbè, avrà trovato traffico. Abita 300 metri da qua. Ragazzi, brutte notizie. Cosa è successo? Pare che abbia trovato la moglie a letto con un laureando. Ma mia, sarei indemoniato. Ci vuoi scommettere? Il tipo non c'aveva neanche la media del 25. Oh, Marco, hai notizie? Sì, di merda. Hai presente la figlia del prof? Sì, quella al primo anno del DAMS, quella bella gnocca. Gira voce che stanotte il prof l'abbia beccata in un locale a Forlì, nuda. Faceva la spogliarellista. Cioè, la con le tette di fuori l'ha beccata. Sai come sarà avvelenato? Ma no, non ha mandato giù il fatto che per lavorare di notte aveva saltato due esami. Ragazzi, è successo un macello. Ancora? Ma sei sicuro? Dicono che mentre veniva all'università è stato rapito. Terroristi? No. Extraterrestri di Orione. Vaffanculo, va. Scusa, ma perché dobbiamo organizzare una festa per l'esame di Ivan? Poi si festeggia per un 30. Ivan non lo prenderebbe neanche in educazione fisica. Appunto. Appunto cosa? Non lo so. Vabbè, non deve esserci sempre una ricorrenza, Stefano. Festeggiamo perché l'ha passato l'esame. Ma scusa, ma che ne sai? E se l'hanno bocciato? Ah, così porti sfiga. No, scusa, mi dispiace, ma porta sfiga invece organizzare le feste prima di conoscere i risultati. Ah, come sei superstizioso. Vorrà dire che se l'hanno bocciato organizzeremo una festa per tirarlo su. Ma sai cosa penso, Fra? Che tu dovresti entrare in politica. Oh, c'è una risposta su tutto, c'hai. Ragazzi, scusate, ma il locale è ancora chiuso.
non pensavo di darvi una notizia così brutta. No, è che... io sono Fra. E la ragazza di Leo. Io invece sono single. E cioè, ciao, sono Annek. E anch'io sono Annek. No, scusa, sono single e mi chiamo Stefano. Ah, Leo mi ha parlato di voi. Piacere, io sono Niccolò. Sì, voi potete rimanere mentre io vado. Sì, bene, davanti. Grazie. Oh, te lo giuro su quello che vuoi, si comportava uguale al sergente di Full Metal Jacket. E parlava pure? Sì, sì, ti dico di sì. Ma con la voce sua o con quella di un altro? Che ne so, c'è un po' così, ma non è importante, Dario, per piacere, dammi una mano, che qui la faccenda è seria. Ok. Non è che prima di fare il sergente lui si è, come dire, immedesimato in qualche altro personaggio? Qualcuno col carisma molto forte che possa aver colpito la sua immaginazione? Quella di Bubba? No, sì, perché prima che avessero messo sta cassetta di Full Metal Jacket, lui si comportava uguale a cosa, a Scooby-Doo. Sul serio? E questo qui, uno schifo, pisciava da tutte le parti, alzava pure la gamba. Ma allora sono stati loro. A fare che? A rubare gli acidi che stavano analizzando in laboratorio. Che acidi? Che cos'è? Che roba? È roba seria. Si tratta di un composto sperimentale che va ad agire direttamente su delle particolari sinapsi in un emisfero cerebrale. Quello del riconoscimento del sé, capito? Non l'ho capito. In pratica, una volta assunto l'acido, il soggetto si immedesima totalmente in qualunque figura colpisca la sua immaginazione. Ma c'è un rimedio? Il rimedio è aspettare che l'effetto passi. Nel frattempo io consiglierei di tenerlo il più lontano possibile dalla televisione, perché se si dovesse immedesimare in Emilio Fede, io penso che il suo cervello riporterebbe delle lesioni permanenti. Vabbè, diciamoglielo subito a Pier Maria, anzi, speriamo che magari intanto gli sia già passato un po' questo effetto del... Speriamo. Venite un po'. Stavamo guardando Odissea nello spazio. Però non se la cava male, è in assenza di gravità. Giochiamo. L'ho visto prima io. No, io. No, io. Allora ha stretto la mano prima a me. Ma guardava le mie tette. No, guarda che erano le tue tette che guardavano lui. Mm. Vi rendete conto? Sembra che avete visto Brad Pitt. Brad Pitt? In confronto a Niccolò, qualunque attore è più sfigato di Ivan. Ivan non è sfigato. Dicevamo così per dire, non te lo tocchiamo, Ivan. Ah, sì? Io voglio toccare solo Niccolò. Un po' qua, un po' là. Vabbè, io torno alle mie cavie, Ciao. Ciao. Ah, Vicca il migliore. Allora facciamo così, sarà lui a decidere. Sì, ma deve decidere fra me e Annek. Tu già ce l'hai un fidanzato. Non so, te lo sei scordata? In effetti. Bene, quindi fra me e te? Beh, in teoria sì, ma in pratica no. Stefano, se noi due ci mettiamo davanti a uno specchio, beh, mi dispiace, ma non è nessuna possibilità di fidanzarti con Niccolò. Ma gli ha parlato di fidanzarsi? Allora? Ha staccata l'antenna? Sì, ho pure nascosto le videocassette, ma Bubba? A posto, e dorme. A proposito, ma non ho capito una cosa. Come mai ieri, quando ha provato a identificarsi in me, è svenuto? Vabbè, lascia perdere, dai. E ora che si fa? E niente, aspettiamo. Magari quando si sveglia l'è pure calato l'effetto. Sì. Senti, partitella, giochetti? Combattimento con mostri? Ecco. Io però mi prendo Ogre, eh?
No, non vale. Ogre è il più forte di tutti. Allora io prendo i samurai. Dai, vada. Ciao, stai andando a una festa? Cosa? Ah, no, no, passavo di qua e pensavo magari che ti serviva una mano. Grazie, siete tutti così gentili qua. Tutti? Io non ce la faccio più. Basta. Ho un mal di pancia, so che mi spacca. Calma, calma, ti sei troppo nervoso. Magari è un po' di colite. No, è indigestione, le unghie. Oh, ragazzi, è arrivato l'assistente. Giornata. Chi è? Noi. Come voi? No, 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 no. Inzina, no, cioè, portamelo via, Quello distrugge tutto. Andalo via. Guarda, che Godzilla non esiste, è solo un film. Ma che mi prendi il culo? No, no, no. Siamo venuti a dirti che è tornato normale. Quello normale non è mai stato. Sta benissimo, tutto a posto. E che, così in fretta? Certo, si era calato solo metà pasticca. Per fortuna che Bubba è un ragazzo prudente. Cosa? È prudente? Ma va... Vedi, Bubba, ma ti rendi conto del casino che hai combinato oppure non ti rendi conto? Dai, oh, poverino, ci è rimasto male. Pensa che addirittura ha buttato via tutte le pasticche. Mi sembra sufficiente, no? No, 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 calma. Tu mi devi promettere. No, anzi, tu mi devi giurare che non prenderai mai più niente di chimico per via orale, capito? Neanche un'aspirina, eh? Che fa? Vale anche per i panini del garage? No, capito. Ma che bel vestito! Ma l'hai tirato fuori dal guardaroba di Barbie? Beh, forse lei era un po' troppo stretto. Oppure non le stava bene come me. Bisogna sapere cosa ti valorizza e cosa no. Dillo al tuo parrucchiere. Scusate, sono arrivato nel mezzo di una partita di rosico. Scusate, ma non dovevate preparare la festa per l'esame di Ivan? Ivan, e chi è? Ecco, basta che ci sia in giro un bel figone, ci si scorda degli amici. Guarda che esistono amnesie ben più gravi, tipo scordarsi di essere fidanzati. Nessuna amnesia, infatti io me ne sono già tirata fuori. Ah. E sono rimasta in gioco solo io. Ah, questo lo dici tu. Oh, com'è andata? Alla grande, ragazzi. 30? Ma che 60? Cioè, 60 giorni di prognosi. Per il professore, no? Mentre veniva all'università con la bicicletta, è stato tranciato. E da un suo studente, poi. Poveraccio.
Ma poi lui sa perché ci è rimasto male? Perché lo studente era 3 anni fuori corso. Lo sapevo. No. È troppo bello per essere etero. Scusa. Mi sa che manca la mia birra. Arriva subito. Scusa, Nicolò, devo dirti 2 parole, se hai 2 minuti. Ragazzi, volevo presentarvi Edo. Il mio fidanzato mi darà una mano qua. Ciao, ragazzi. Ciao. E volevi dirmi, Stefano? Tanti auguri e figli maschi. Chi è, eh? Ciao. Ciao, beh. Ti disturbo? No, vieni, entra. Scusa il casino. No, ma figurati. Che ti volevo raccontare una cosa strana che mi è successa. Dai, racconta. Allora, ieri notte ho fatto un sogno. E eravamo io e te al garage e tu mi chiedevi di metterci insieme. E tu che cosa rispondevi? No. Ah. Ma poi tu mi baciavi e io ci stavo perché... Perché ti facevo pena? No, perché mi piaceva. Perché mi accorgevo che tu... E io? Non lo so, che tu... Che io... Fai schifo, guarda, sei un porco! Ragazzi, ve lo giuro su quanto ho di più caro al mondo, sui Metallica. Cioè, quello lì era come Ogre, uguale, c'ha gli occhi rossi, poi menava come un'ira di Dio, guarda che mi ha fatto, guarda. Secondo me sei tu che ti sei calato l'acido. Ma che dici? Ma se io non mi sono mai calato in vita mia. Figure. Che dici? Non è... Poi... No! Vai ad aprire, vai ad aprire, dai. Oh, Bubba, spiegaglielo tu che è successo. Ma Pier Maria? No! Come si è calato l'altra metà? Ma come che stavate guardando la televisione? Eh? Un documentario sulla migrazione delle cipogne. Oddio, no, non mi dire. No! No! Ma non... Ma dove va? Ce l'ho fatta! Dicano!